Bene, allora io questa mattina siamo qui alla Gebis dal presidente Gianni Boscolo Moretto e io partirei anche con un endorsement al governo Meloni. Visto che ultimamente qualcuno mi scrive, ma sei diventato sindaco, come critica il sindaco Melao? Qualcuno pensa che criticare il sindaco voglia dire essere sinistra, con tutto il rispetto degli amici di sinistra. Allora, sui giornali di oggi ci sono che 32 miliardi in più di nuove entrate. Quindi la faccia di quelli che dicevano che il governo non faceva niente per gli speculatori, gli evasori, 32 miliardi in più di entrate in più di quest'anno. Ieri c'era scritto che il tasso di disoccupazione è il più basso mai ricevuto. Ecco. Questa mattina, aprendo sui giornali, anzi veramente da ieri, mattina, sapete che a me adesso non per piaggeria, e poi spiegheremo anche i motivi, mi interessa molto, diciamo, agli operatori balneari sottomarini e Isola Verde. Leggo che finalmente, almeno mi sembra di leggere una certa luce positiva, e diciamo, le scadenze del rinnovo delle concessioni, ai sensi sempre della Bolkestein, sono rimandate negli anni successivi, 25, 26, 27, fino a 27. E anche si parla, anche se di concreto forse dopo parlare meglio tu che sei rappresentante, sugli indennizzi di chi appunto ha investito. Ecco, quindi la faccia di chi mi dice che io sono di sinistra, con tutto il rispetto per sinistra, mi sembra che sto governo, insomma, qualcosa. Poi magari stendiamo un filo pietoso sul ministro, come si chiama, sulle vicende sentimentali. Vabbè. Al di là di quelli che sono stati gli interventi, ecco, che ha fatto il governo, non entro nel merito, posso esprimere un'opinione su quello che è stato il decreto legge relativamente al rinnovo delle concessioni di stabilimenti balneari. Così letto di primo acchito, sento anche dalle tue parole che sembra quasi soddisfacente, ecco, il risultato che è stato ottenuto. Non è proprio così. Proprio così. Lo interpreto come un continuo spostare il termine per trovare una soluzione definitiva al comparto della balneazione attrezzata. Non siamo ancora arrivati alla soluzione finale. È una posizione intermedia e è un termine che mi auguro le amministrazioni tengano conto, quindi 3 anni di tempo per riordinare quelli che sono magari gli strumenti tecnici e urbanistici di sviluppo del territorio, oltre che andare a declinare quelle che possono essere, che saranno le regole definitive per legare l'assegnazione delle concessioni. E il nodo principale, importante, sono gli indennizzi perché soprattutto nel nostro litorale sappiamo che gli investimenti sono stati notevoli e continuano ad essere notevoli. E richiamo soltanto le ultime proroghe, rinnovi di concessione che sono stati fatti attraverso la 33, che prevedono degli investimenti importanti. L'abbiamo già detto, e già dal prossimo anno cominceranno. Sono obbligati a fare questo tipo di investimenti. Ed è giusto che ci sia un riconoscimento che non si fermi solo e esclusivamente su quello che è negli ultimi, quindi investimenti degli ultimi 5 anni, così come prevede il decreto, e addirittura non ancora ammortizzati, ma che non si fermi soltanto sulla quota non ancora ammortizzata, ma un valore aziendale. Perché è vero che le aziende balneari gestiscono un bene pubblico, ma è anche vero che l'impresa che lo gestisce è un'impresa privata, quindi con tutti i suoi costi, con tutti i suoi investimenti e con tutti i suoi adempimenti. Quindi un riconoscimento anche al valore aziendale, al valore dell'impresa, va dato oltre che all'indennizzo su quelli che sono i beni che poi rimarranno al bene stato. Ma mi sembra che nella giornata di ieri si capisca ancora di più perché è importante riconoscere il valore dell'azienda. Ieri c'è stata ovviamente l'ennesima mareggiata. Isola Verde sono sempre quelli in prima linea, ancora di più degli altri, ma anche oggi abbiamo visto, poi sui giornali sempre a Jesolo il mare è arrivato alla quarta fila, alla quarta fila. Ecco, ricordiamo che noi qua sottomarina, almeno buona parte dei litorali, siamo, diciamo, tra virgolette fortunati perché la spiaggia, diciamo, ha una grandezza maggiore rispetto ad altre parti, ma Isola Verde, qualcuno critica l'amministrazione, in questo caso difendo l'amministrazione, che ha dato la possibilità a quegli operatori di Isola Verde di avere quel pezzettino in più di spiaggia per questo periodo, dove anche una fila di 10 ombrelloni gli permette di salvare diciamo, il conto economico.
ma la prima linea non è solo un interesse, quello che vorremmo far capire a chi ci segue, non è solo un interesse stretto dei balneari. L'investimento non è un interesse stretto solo dei balneari, ma è di tutto il quadro economico. E se, ecco, vorrei che tu, insomma, sei tu che devi dire. Sì, abbiamo assistito ieri a una mareggiata importante. Insomma, le mareggiate, quelle che danneggiano di più, sono quelle di Scirocco, no? Come abbiamo visto. Importante anche quelle da Bora, ma quelle da Scirocco sono quelle che distruggono completamente, portano via buona parte della battigia. Non solo Jesolo, come dicevi te, ma anche nel nostro litorale, Isola Verde in particolar modo, ma anche nella parte centrale, zona del Gran Sostanco, ieri ha avuto una mareggiata importante, eroso buona parte della battigia, ad entrare dentro anche proprio alle concessioni. Immagini sono a disposizione di tutti, anche della torretta, che non è posizionata proprio in riva, ma è abbastanza arretrata, abbiamo visto la fine che ha fatto. Ma difendo la categoria dicendo che è sempre criticata, perché comunque c'è una speculazione su un bene pubblico, ma voglio ricordare il lavoro che viene fatto costantemente, quotidianamente, 12 mesi all'anno per quanto riguarda la salvaguardia della costa e il mantenimento di quello che è diciamo un bene pubblico, oltre che i servizi che vengono offerti. Parto in primis il salvataggio, abbiamo visto quest'anno, insomma, l'efficienza che ha avuto il servizio di salvataggio garantito dagli operatori balneari, il continuo messa in ordine con mezzi propri della battigia. Adesso, a seguito di mareggiate, già subito da ieri, questa notte, questa mattina presto, gli operatori erano già al lavoro per mettere in ripristino e in sicurezza la battigia. Quindi c'è tutto un lavoro. È vero che poi, come tutte le aziende, il conto economico deve risultare positivo, ma su questo credo sia l'attività imprenditoriale che ci porta ad essere e a farlo. Ma in contempo comunque c'è una visione, un riconoscimento del nostro territorio, una salvaguardia del nostro territorio che costantemente, lo ripeto, tutti i giorni, per tutto l'anno, c'è grande attenzione e grande lavoro per questo. Quindi un rispetto, soprattutto sotto questo aspetto, credo vada fatto, vada difeso. Attendiamo ai prossimi sviluppi, diciamo, di questa situazione che in effetti è stata prorogata, però da un punto di vista così di avere un po' di ottimismo, diciamo, un po' di luce c'è, insomma. Sì, diciamo, è una soddisfazione parziale, la chiamo una soddisfazione parziale. Speriamo che comunque attraverso emendamenti, attraverso comunque rivedere alcune situazioni, perché lì è di massima anche con i concetti ci siamo, però va messi a fuoco e vanno declinati a difesa di un settore economico, a supporto anche non solo del proprio settore, ma anche delle città che ci vivono e che si riflettono su quello che è il sistema balneare. Grazie Gianni.